Sidebeer Tour, quinta tappa, siamo a Maltus Fabbro di Genova, insieme a Fausto che ci racconta un po' di storia del Maltus. Allora, il nostro birrificio è all'interno di una sede storica per Genova, una ex fabbrica di birra che è stata attiva dal 1906 al 1985. Noi abbiamo iniziato la nostra attività nel 2007, formando la società e allestendo il birrificio che è diventato operativo dal 2008. Quindi dopo un bel po' di anni abbiamo riportato in questo luogo quella che era una produzione che caratterizzava un attimo in tutte le principali città italiane la propria presenza, così come le centrali del latte. La nostra produzione è principalmente di ispirazione belga, con divagazioni anglosassoni e anche qualche altra concessione in fusto. Siamo due soci, io e Massimo Versaci, che si occupa della parte commerciale e della parte, diciamo, comunicazione. Io mi occupo della produzione e del controllo qualità e delle altre cose. La nostra è una struttura che attualmente conta due birrai oltre a me, un magazziniere e un venditore che lavora in esclusiva per noi. Ci rivolgiamo prevalentemente a quello che è il mercato locale, ma siamo presenti anche in altre parti, diciamo, d'Italia. Al giorno d'oggi a quanto ammonta la vostra produzione più o meno? La nostra produzione è attorno ai 1500 ettolitri. Come nasce il sodalizio Max Fausto? Vi siete conosciuti sul lavoro precedente? Da una conoscenza lavorativa in un ambito di multinazionale alimentare in cui io mi occupavo di assicurazione qualità e lui si occupava di marketing. Entrambi avevamo passioni e interessi convergenti, lui nell'organizzare viaggi, nell'organizzare visite guidate ed altre cose che erano relative più che altro alla cultura della birra, e io, proveniente da una passione per il vino e per la cucina, ero arrivato alla birra e la producevo in maniera casalinga. Poi siamo passati attraverso due associazioni culturali che sono ancora esistenti, una è la Compagnia della Birra che è stata fondata da Massimo e l'altra è la Grande Schiuma di Pasturana, all'interno del quale io, assieme ad altre persone che poi hanno dato vita a altri birrifici, abbiamo prodotto birra dal 2003 al 2007. A seguito di questa esperienza, che in Italia è stata comunque determinante in quanto come scuole brassicole non è che ci sia o ci fosse all'epoca grande disponibilità, siamo arrivati a poter dar corpo al nostro progetto che per i primi anni abbiamo condiviso, come spesso accade soprattutto in Belgio, con quella che era la nostra attività principale primaria, e poi dal 2012 lo svolgiamo in maniera unica perché ci siamo licenziati dall'azienda per cui lavoravamo e facciamo solo questo mestiere. Abbiamo anche un locale di mescita nostro a Genova che serve solo alle nostre birre e basta. Cerchiamo di prestare la massima attenzione a quella che è il nostro background precedente, che è un background industriale, prendendo il buono del discorso industriale, che è quello di avere un prodotto che magari non sia sempre differente come produzioni, ovvero che abbia, noi non produciamo molte novità, cerchiamo di avere una gamma che sia sempre disponibile e soprattutto sia affinata nella qualità e nella ripetibilità del prodotto, che credo che sia quello su cui si giocherà gran parte della partita in futuro della birra artigianale, perché comunque al di là di tutti i discorsi poi vale solo quello che è il riscontro commerciale. Il locale è la Coccagna. Il locale è la Coccagna, sì. Ed è una delle zone limitrofe al centro, dove ci sono comunque gran parte dei locali di ristorazione, di mescita, di birra. Primo birrificio o quasi della Liguria, artigianale ovviamente, sicuramente uno dei più noti nel corso degli anni. Nasce come birrificio, a differenza di Altavia, dove siamo stati nel corso della giornata di oggi, che è un birrificio agricolo, il vostro nasce come birrificio urbano. Siete nel contesto urbano, come può essere Lambrate, come può essere Eterna City Brewing, birrifici che nascono nella loro città per dotarsi della città. Avete dedicato qualche birra o qualche prodotto alla città?
O avete in mente di legarvi al territorio in qualche modo, Ma oltre che con la sede allora fisica? il discorso di legame al territorio è forte relativamente al discorso di comunicazione e al discorso di riferimento commerciale. Noi siamo in una zona di archeologia industriale, quindi cioè non abbiamo mai ritenuto avesse appeal sufficiente per noi e per i nostri clienti produrre birre con frutta o con altre spezie, altre cose che non sono tipiche. Noi abbiamo birrifici che producono fior di queste birre, ma generalmente legano questa alla presenza nel territorio dove questi frutti o queste spezie o queste cose sono anche presenti. Parimenti, non facciamo IGA, non facciamo birre con mosto, altre cose, proprio perché i nostri ingredienti, pur non rifacendoci all'editto tedesco, sono fatti esclusivamente con lupoli, malto, lievito ed acqua. Grande importanza, come dicevo, accennavo all'inizio, è il lievito, che è uno degli ingredienti che se lavorato con l'interesse e con la priorità che diamo noi è sufficientemente caratterizzante a livello aromatico, a livello di profumo e tutto quanto. Quindi Quando anche la parliamo di base. lievito, ritorniamo alla tradizione brassicola belga. Una delle vostre prime birre, probabilmente anche la più famosa, più nota, eccetera, è la Triple. Progetti per il futuro? Perché so che c'è qualcosa legato alla Triple. Noi stiamo producendo in questo momento una birra che è la Shaké Triple, che è una Sì. birra passata nei caratelli di Shaké Tra, che ci fornisce una nota azienda di Rio Maggiore, che è l'azienda agricola Possa, che è una delle aziende, se non l'unica azienda, che si è rimessa a fare anni fa lo Shaké Tra come veniva fatto originariamente, quindi con tutte le cure e le attenzioni, poi produzione che era stata sacrificata in nome del bio commercio e quindi era stata svilita al massimo. Noi quindi prendiamo della triple e la lasciamo maturare per 12 mesi all'interno di questi caratelli, ne viene fuori una caratterizzazione che non è eccessiva, la birra ha una buona struttura e la sopporta bene. E comunque completa quello che è il profilo aromatico della Triple ed è una birra che ha anche un buon successo commerciale, contrariamente a altre birre barricate che in passato abbiamo fatto, ma che comunque non appartengono a quello che è il nostro. Ricordo Imperial Stout, Imperial aperta fra Stout ed l'altro Extra 10 anni dopo Blue. l'imbottigliamento, era ancora perfetta, un ottimo prodotto. Ascolta, il 29 di giugno uscirà la guida dell'Espresso dedicata alle birre d'Italia, questa qua che vedete esposta Sì. sotto Fausto. Ovviamente tra i birrifici liguri abbiamo selezionato come guide, come recensioni lunghe, birrificio dell'Altavia e Malthus Faber, perché sono insomma quelli che sono fuoriusciti dal confine territoriale regionale più di altri. Cosa ne pensi del turismo brassicolo? Allora, il turismo brassicolo è sicuramente come qualunque tipo di turismo enogastronomico, è fondamentale ai fini proprio della crescita del movimento. Noi normalmente noi non effettuiamo mai una vendita che non sia legata a un discorso di assaggio, a un discorso minimo di spiegazione di quello che è il nostro prodotto. E spessissimo siamo su una tratta che è abbastanza preferenziale su chi dal nord si rivolge alle riviere di Levante o di Ponente, spesso ci capita di avere persone che mentre passano acquistano il nostro prodotto. Quindi il discorso di turismo lo vedo molto positivamente, soprattutto da praticante, perché io non ho mai disgiunto un qualunque mio viaggio, un qualunque movimento dall'interesse per ciò che ci poteva essere dove andavo. Quindi il nostro è un settore che nonostante sia ancora completamente misconosciuto e quindi siamo ancora pionieri, anche se siamo più di 1.000, ma non dimentichiamoci che le cantine sono più di 40.000, sono 46.000 dalle ultime recensioni. Quindi chi si preoccupa quando apre qualche birrificio di più, io quando apre un altro birrificio sono contento perché ho qualcun altro che comunque farà conoscere un prodotto che comunque è legato a quelle che sono le nostre produzioni e quelle dei nostri vicini, diciamo. Un'ultima domanda e chiudiamo. Come avete vissuto questo anno di crisi? Ma l'anno di crisi l'abbiamo vissuto con le difficoltà di chiunque avesse i rubinetti completamente chiusi di quella che è la commercializzazione un pochettino più consistente tramite le distribuzioni che serviamo.
Quello che ci ha salvato ed è stata una prova importante che ci ha generato non poca soddisfazione è il fatto comunque di essere rimasti in vita, di aver potuto sopperire a quelli che erano i nostri costi, la gestione dei nostri dipendenti senza ricorrere alla cassa integrazione o ad altro, con la vendita diretta presso il nostro shop che occupa una parte determinante del nostro fatturato, con le consegne e con discorsi che comunque insomma, ci hanno permesso di andare avanti nuovamente. Non è che abbiamo semplicemente dovuto rinunciare a una fetta di fatturato che comunque è consistente come per altri nostri colleghi, ma noi non avendo Brewpub diretto, ma avendo semplicemente una degustazione per chi viene a comprare le birre, abbiamo limitato ovviamente, ci siamo attenuti a quelle che erano le disposizioni in vigore, ma abbiamo proseguito, anzi sotto un certo profilo abbiamo incrementato la vendita diretta, che ovviamente non è stata sufficiente a superare alle perdite dovute. Comunque è stato un momento di avvicinamento del rapporto con i clienti. Sì, e fra l'altro è stato anche un momento che chi esce da questo momento bene esce sicuramente rafforzato. Più forte. Grazie Fausto. Grazie a voi per la visita e per tutto questo. Buona giornata, ciao. Grazie, ciao.